Allora, premetto e condivido con te il fatto che il piano, il PUC, sia uno strumento indispensabile. Proprio per questo, però, andava fatto bene. Ieri abbiamo approvato, in Consiglio, hanno approvato in Consiglio Comunale un piano che, nonostante tutti i numerosi rilievi fatti dagli enti preposti ad esprimere pareri, che loro hanno definito favorevoli, ma che in realtà non lo erano perché erano tutti quanti condizionati, basta leggere il parere della città metropolitana che dice a condizione che siano, cioè parere favorevole a condizione che siano sostanzialmente cambiati alcuni punti del PUC, che elenca in modo innumerevole, così come fa l'ente di bacino e così come fa la sovrintendenza. Ora praticamente questo secondo noi non è stato fatto ed è stato fatto in parte anche male, tipo su alcuni elementi tipo la perequazione, la perimetrazione degli abusi ed altri elementi che non sto qui a sottolineare perché il dato politico qual è? Il dato politico è che noi ci siamo presentati in Consiglio Comunale e abbiamo prima di tutto fatto un rilievo, un'eccezione e chiesto un rinvio della riunione perché? Perché non c'erano stati comunicati tutta una serie di planimetrie che erano quelle allegate all'ultima delibera del 123 del 20 dicembre, in cui in realtà vengono allegati questi rilievi fatti dai progettisti in relazione alle note di cui ti dicevo, cioè per dare parzialmente questi chiarimenti. Secondo noi sono carenti già da quello che abbiamo visto, però questi rilievi non sono mai stati consegnati, mai dati, nonostante le nostre richieste ci sia stato fornito i vecchi elaborati, ma non i nuovi. Questi 13-14 elaborati nuovi in realtà non sono mai trasmessi. Quindi noi abbiamo insistito affinché fosse rinviato il Consiglio Comunale perché ci sembrava che fosse illegittimo, tra l'altro politicamente inaccettabile perché non si è data la possibilità alle minoranze chiaramente di avere in sostanza conoscenza dei fatti per cui va. E la cosa che ci sorprende è che addirittura anche gli altri consiglieri l'abbiano votato. Tenete presente da alcuni rilievi, non solo i pareri condizionati erano quello degli enti sovraccomunali, tipo la città metropolitana, la sovrintendenza e gli altri, ma il parere condizionato è stato espresso addirittura, e questo lo voglio proprio leggere per far capire alla cittadinanza che cosa è stato approvato l'altro giorno. È stato approvato anche con il parere, diciamo, che va dato obbligatoriamente da parte dell'ente di valutazione del comune, cioè con i funzionari del comune. Questi nostri la valutazione ambientale strategica in realtà contiene un parere motivato, ma questo parere motivato è stato dato a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di cui alcuni articoli di legge. Ma la cosa più strana è che prima dicono che devono essere rispettate queste motivazioni, queste norme di legge, e poi rimandano un secondo momento alla loro stessa attuazione, non solo, ma alla verifica, a condizione che siano verificati, la difformità o dichiarazione mendaci da parte dei progettisti su tutto quanto esposto e dichiarato negli elaborati tecnici. Cioè, questo che significa? Significa che c'è un parere favorevole, ma dal punto di vista pratico non sono stati fatti ancora la dichiarazione di sintesi, l'attivazione del tipo di monitoraggio, quindi una serie di attività che sono necessarie, ma soprattutto ci stanno dicendo che ci potrebbero essere e che l'ufficio non è ancora in grado di certificare delle dichiarazioni mendaci da parte dei progettisti. Cioè loro ancora devono controllare questo. E noi che cosa abbiamo approvato in Consiglio? Che cosa hanno approvato in Consiglio? Allora, sia per questo, per il dato di impossibilità della parte di minoranza di partecipare politicamente alle decisioni, sia perché c'erano tutti questi problemi, sia perché non ci sono state date risposte chiare ad alcune delle situazioni tecniche che abbiamo sollevato in Consiglio Comunale, in presenza anche di uno dei progettisti, al quale io ho chiesto più volte alcune spiegazioni, ma di cui non ho avuto chiarimenti. E faccio un esempio per tutti perché è un dato estremamente tecnico. Io ho chiesto dove fosse stata fatta la perimetrazione degli insediamenti abusivi, che è stata non solo un elemento previsto dalla normativa di legge, ma è stato uno di quegli elementi su cui diciamo, la città metropolitana aveva chiesto di darsi attuazione. In realtà ci è stato risposto che non serviva, non era necessario perché i nostri abusi erano diffusi. E che significa?